música, atención. Mientras los demás se pelean, nosotros vamos a tirar un la menor, la menor, la menor. Laudetur Jesus Christus, Stefano Leszczynski al microfono dello studio 3 di Palazzo Pio per la radiocronaca di questo secondo evento della giornata in Portogallo per Papa Francesco. Vi ricordiamo, si tratta del 42esimo viaggio apostolico in occasione della giornata mondiale della gioventù arrivata alla sua 37esima edizione. Papa Francesco sta arrivando a minuti presso la sede di Cascais per l'incontro con i giovani dei Scolas Occurrentes. Arriva da Lisbona, dista una circa 35 chilometri Cascais da Lisbona, dove ha appena concluso l'incontro invece con gli studenti dell'Università Cattolica di Lisbona. Abbiamo assistito alle testimonianze dei giovani, 6.500 persone circa. Ecco le immagini che ci vengono offerte dell'automobile di Papa Francesco che sta arrivando presso la sede delle Scolas Occurrentes e come molti di voi sapranno, Scolas Occurrentes è un'organizzazione internazionale di diritto pontificio, un'organizzazione che si trova in oltre 190 paesi, una rete educativa che comprende circa 400.000 realtà pubbliche e private, raggiunge oltre 1 milione di bambini e ragazzi. La storia di queste Scolas Occurrentes è importante perché è strettamente legata alla storia di Papa Francesco. È nata dai programmi Escuelas de Vecinos e Escuelas Hermanas che si sono sviluppate nella città di Buenos Aires su iniziativa dell'allora cardinale Jorge Mario Bergoglio, oggi Papa Francesco. Si è estesa poi una rete che si è estesa nei 5 continenti, è diventata una fondazione di diritto pontificio nel 2015, quindi con Papa Francesco già regnante, e il suo obiettivo è quello di promuovere una cultura dell'incontro per la pace attraverso l'educazione. Questa sede di Cascais, che si trova nella vecchia scuola Condé Ferreira, che è situata nel centro storico della città, è stata inaugurata nel 2019, quindi è una sede relativamente giovane. In questo momento vediamo Papa Francesco è arrivato, è sceso dall'auto, viene accompagnato verso la propria sede in maniera tale da poter dare inizio a questo incontro. Ci sarà il benvenuto da parte del presidente di Scolas Occurrentes, poi 3 testimonianze di giovani di religioni diverse e poi il saluto di Papa Francesco. Prima di lasciare la sede di Scolas Occurrentes, Papa Francesco insieme ai leader religiosi presenti assisterà alla piantumazione di un albero d'ulivo per la pace da parte dei giovani. Sentite le acclamazioni di benvenuto. Papa Francesco è entrato in questo momento nel cortile
di questa scuola dove trova sede l'organizzazione, e ci prepariamo dunque a questo incontro con i giovani e soprattutto ai saluti che gli verranno rivolti. Le immagini che arrivano, ecco, ci mostrano l'interno della sede di Scuola Socorrentes con i giovani che sono seduti a terra, un clima molto informale quello che attende Papa Francesco, che eccolo entra nella sala dove avverrà l'incontro, accompagnato da questi canti di benvenuto. E è un Papa Francesco, l'abbiamo detto anche questa mattina, con estremamente rilassato, con un'aria molto soddisfatta per come sta procedendo l'incontro, decisamente profetico quello che ha detto sull'aereo: tornerò ringiovanito da questo viaggio. E gli effetti benefici già si fanno notare, in un certo senso sono palpabili. Ed ecco che sta per iniziare l'incontro. Come abbiamo detto, il primo a parlare sarà José María de Corral, presidente di Scholas Occurrentes, e in questo momento stanno illustrando a Papa Francesco quella che è la sede di Scholas Occurrentes, che ricordiamo è un'organizzazione che ha come obiettivo quello appunto di promuovere una cultura dell'incontro per la pace attraverso l'educazione. Cascais è un comune situato sulla costa atlantica, non molto distante da Lisbona, in realtà poco più di 25-30 chilometri. Ecco, iniziamo con i saluti. Una delle giovani delle Scuola Socorrentes sta illustrando a Papa Francesco quello che è il significato dei dipinti e dei murales che si trovano all'interno della sede. Accompagnarmi in questa radiocronaca, soprattutto per lo spagnolo c'è con me, che ringrazio, Cecilia Mutual, la nostra collega del programma ispano che ci ha raggiunto. Grazie davvero per essere con noi e per l'aiuto che ci darai. Grazie e buongiorno a tutti. Pinto con la mia immaginazione. Crivolo, due vita. No final. Non so se si riesce a sentire, ma sono i ragazzi che parlano, tra l'altro, in portoghese. Bem-vindo mais uma vez à nossa casa de escolas. Esta vez, ed ecco la presidente José María de Corral. Y más específicamente en el corazón del mural más grande del mundo. Aquí concluye más de 3,5 kilómetros de encuentros entre jóvenes reclusos, niños huérfanos, ancianos, personas con discapacidad, refugiados, funcionarios del gobierno, personas hospitalizadas, empresarios, personas sin techo, escuelas públicas, privadas, universidades, todos. Foram mais de 5 mil pessoas e mais de 100 instituições que se juntaram para partilhar o próprio caos com nós outros e encontrar juntos um sentido. Hoje, nos acompanham alguns dos protagonistas, os nossos jovens de escolas, que além de tornar-se educadores, terminaram este percurso fazendo deste espaço uma grande obra de arte. Em momento estão apresentando a Papa Francesco quello che è il contesto dell'organizzazione della sede di Cascais, con migliaia di giovani e soprattutto anche le tante realtà sociali che frequentano questa organizzazione. Scuolas. Quando mi fu presentato non tive dubbi in accettare e abbracciare, perché è un spazio onde todos partilham as suas emoções e sentimentos. É um espaço onde cada contribui com aquilo que tem de valores éticos e morais para o bem-estar da comunidade, independentemente da sua religião ou origem. Sou guineense
uno spazio, questo è uno spazio di accoglienza, uno spazio etico, sociale, che va oltre quelle che sono le convinzioni e le origini, anche le diverse origini e i credi religiosi, e le diverse appartenenze religiose. Il tutto l'insegna di una buona convivenza e della trasparenza. Apela para aquilo que devemos fazer pelo cuidado que devemos ter com os próximos. E por essa razão gostaria de perguntar. Questo giovane parla anche di quello che è l'impegno nei confronti del prossimo. E perché di tanta diversità per avere un'opera d'arte. Obrigado. Un'opera d'arte fatta di tante diversità. È uno dei saluti che sono stati rivolti. Sono tutti saluti che vengono rivolti a braccio, quindi quasi un fuori programma, insomma, rispetto a quella che era l'agenda di questo incontro. Escolas. Escolas. Possibilita esto. Possibilita questo. Che ognuno si senta interpretato. Per il gran rispetto. Per il grande rispetto. Però è un rispetto non statico, è un rispetto non statico, ma dinamico, che mette in moto per fare delle cose. Para expresarse per haciendo, esprimere como es facendo pintura, que, como decía, del Corral, es una il quadro che come diceva del Corral è una cappella Sistina pintada por usted. Pitturata da voi. Escolas te pone en marcha. Escolas ti mette in moto, ti fa rispettare l'altro e ascoltare l'altro che ha qualcosa da dirti. Vos tenés algo que decirle. E anche se tu hai qualcosa da dire, Escolas ti fa vedere il cammino avanti e ti alza, ti fa andare in altro. È un incontro camminando. Del paese che tu sei, della religione alla cui tu appartieni. E camminare avanti, andare insieme. Come questi 3,5 chilometri di murale che voi avete dipinto. Io queria seguir un poco na direção da diversidade para entrar no tema que foi a base dos nossos 2 meses de trabalho, que é o caos. Nós, enquanto grupo, e eu também individualmente, tivemos a oportunidade de visitar várias comunidades diferentes, várias pessoas diferentes, que são de religiões diferentes, são de culturas diferentes, e isso nos deu uma oportunidade grandiosa de aprofundar cada vez mais, não só dentro da própria pessoa, mas também de toda a comunidade, que é descobrir o sentimento verdadeiro que elas tinham, as verdadeiras dores que elas sentiam, e com isso dar a oportunidade a elas de representarem tudo isso com uma pincelada, com uma linha no mural, dar a oportunidade de se expressarem. E isso, querendo ou não, afeta a nós, toca o nosso coração para pensarmos: será que temos esse sentimento? Será que essas dores fazem parte nossa, do nosso convívio? Então, vocês estão sentindo uma degli altri giovani della scuola soccorrente. O que seria da nossa existência? Che si rivolge a braccio. Obrigado. A Papa Francesco. Vos decís caos. Tu dici caos. È la crisi. È la crisi. Sabes de dónde viene la palabra? La crisis, ¿sabes de dónde proviene esa palabra? Cuando se cosechaba el trigo, si se recogía el grano, se cribaba, crisis, cribar. Si cribaba el trigo. La crisis en las personas es eso. E la crisi nelle persone è questo, le situazioni della vita, i successi, i problemi che abbiamo. Y
vos tenés que elegir. E tu devi scegliere. Una vida sin crisis. Una vita senza crisi. È una vita ascetica. A te piace bere dell'acqua? Se io ti do acqua destilata. Se io ti do acqua distillata. Ti fa schifo. L'acqua distillata è un'acqua senza crisi. Una vita senza crisi è come l'acqua distillata. Non ha sapore a niente. Non serve a niente. Soltanto per conservarla. Le crisi dobbiamo assumerle. Dobbiamo assumerle e risolverle. E crearsi una crisi non è neanche buono. È come uno stare girando e girando. Nelle crisi bisogna camminare. Raramente solo. E raramente soli. E questo è anche importante nel gruppo di scuola. Camminare insieme per affrontare la crisi insieme e andare avanti crescendo. Ebbene, andare avanti. Nestes dois últimos meses trabalhamos muito para conseguir fazer o mural que viu lá fora, mas este mural realmente representa o caos. O caos que muitas vezes, quando o vivemos e quando o vivemos de perto, não o compreendemos e é uma grande confusão, parecem só linhas aleatórias. Lei se está chiedendo sul tema del caos. Em que nós nos distanciamos. Il caos che quando ti prende ci si spaventa e non si sa come rispondere, come affrontarla. Neste caos, a conseguir alcançar mais do que aquilo que muitas vezes apenas vemos ou apenas sentimos, mas sim conseguimos expressá-lo. E para mim, por exemplo, foi uma experiência muito grande, porque também já vivi momentos de muito caos na minha vida, acho que todos nós vivemos, e a verdade é que ecco, sta facendo, dando conto di quello ouvir, che è stata la riflessione su come affrontare le situazioni di caos, e lei dice che per lei è stata per la prima volta che ha dovuto un po' rendersi conto di come si può affrontare questo tema del affrontare le situazioni caotiche che però sono quotidiane. Queríamos perguntar-lhe o que tipo há, enquanto passou neste mural, o que sentiu, o que passou durante esta experiência. Voleva chiedere al Papa che cosa ha sentito passando qui, in questo posto dove loro stanno, anche tutta la decorazione che hanno fatto che riguarda il tema che hanno del caos. Queríamos também, em nome de todos, oferecer-lhe um pincel. Ecco, e prima di rispondere, voleva in nome di tutti offrirgli, offrire al Santo Padre questo. Un pennello ecco, con cui hanno realizzato questo enorme murale. Sì, murale sul caos. C'era qualcuno che diceva che la vita dell'uomo, che il cammino dell'uomo, la vita dell'uomo, la vita umana è fare del caos un cosmos, di quello che non ha senso, di quello disordinato, del caos, creare un cosmos con senso aperto, invitante, includente. Io non voglio ponermi acá catechista, no? Però, e qui non voglio diventare un catechista, ma se vediamo la struttura del relato della creazione, è un relato mitico, nel senso vero della parola mito, perché mito è un modo di conoscenza. Allora questa storia di chi ha scritto il relato della creazione, tra parentesi, si è scritto molto dopo
che c'è stata l'esperienza di l'esperienza dell'esodo dei giudei, poi mirano hacia atrás l'esperienza dell'esodo. Bueno, come si trasformò il come si è trasformato il caos? E sta in un linguaggio poetico. E lì c'è in un linguaggio poetico come Dio dal caos un giorno fa la luce, un'altra e va come creando cose e va creando delle cose, trasformando il caos in cosmo. Nella nostra vita succede la stessa cosa. Ci sono dei momenti di crisi che sono caotici, che sono caotici, che non si sa uno dove è in piedi. Tutti passiamo questi momenti buoni, e ahí el trabajo personal. E qui c'è il lavoro personale delle persone che ci accompagnano, di un gruppo che conforma il cosmos. A me mi costa molto lavoro in questo caos della Sistina pensare che sia un cosmo, ma il cosmo qual è? Lo state creando voi nel messaggio che state portando avanti. Non olvidate mai questo. In un caos trasformare un cosmo. E questo è il cammino di ognuno. Una vita che rimane a livello caotico è una vita vinta. È una vita che non ha mai sentito il caos. È solo una vita distillata. Tutto perfetto. E la vita distillata non dà vita. Muoiono. È una vita che si come caos, che non intende nada, e lentamente dentro di sé e in la comunità fu trasformata la vita personale o la vita relazionale in un cosmo che si trasforma in un cosmo. grazie davvero Cecilia per questa traduzione impronta. Vogliamo sentire i giovani con Filomeno Lopez che ci dà una mano. Concludere questo cammino. È una gioia per noi concludere qui questa strada, questo percorso, con la speranza che ciò che abbiamo dipinto non terminerà mai, ma si apre una nuova strada. Infatti tutta la murale è un'esperienza di ciò che è nato come esperienza dell'insieme. Quindi è una sintesi del mondo artistico con un mondo virtuale. E nos regales la ultima pincelada di questo mural, però con un pincel molto particolare, capace di iniziare al mismo tempo una nuova obra virtuale che va a conseguir reunir le diverse comunità di scuole in tutto il mondo. Papa Francisco. El video, el pincel este virtual que hablaba Eugenia, es un arma para la paz. Questo pennello virtuale parece que stanno consegnando al Papa, que sembra vas a gatillar acá. Sembra una pistola perché deve premerla, ma invece di uccidere también más está dando la darà una pennellata al mondo virtuale. Hay chicos de escuelas en Mozambique que tienen puesto un artefacto en Mozambique, en Tofo, para ver tu pincelada que vas a hacer ahora. Da Mozambique ci sono dei ragazzi che vedranno la pennellata del Papa Francisco su questo murale. Così lui, il Papa, sarà quello che unirà il mondo virtuale. E comprometido con la realtà. È concreto e compromesso, impegnato con la realtà. In questo momento consegnano questo apparecchio misterioso a Papa Francesco per dare questa pennellata virtuale fino in Mozambico. Siamo tutti veramente molto curiosi di vedere come avverrà questa pennellata. Papa Francesco si è alzato, si avvicina a questo enorme murales che decora tutta la stanza, misura più di 3 chilometri. Gli fanno vedere come funziona questa macchinetta per dare una pennellata sul murale. Papa Francesco, abbastanza divertito, dà ecco la sua una pennellata circolare verde su un'esplosione praticamente di colori che già era presente sul muro, e ha aggiunto questo colore e continua per
dare il suo tocco personale al, al murale di Scolas Occurrentes, che gli è stato poi presentato illustrandone il significato in tanti modi da parte dei ragazzi di Scolas che hanno contribuito alla sua realizzazione. C'è stato questo dialogo molto bello, molto aperto con, tra il Papa e i ragazzi, con assolutamente spontaneo con il Papa che ha risposto a braccio, riflettendo in base a quelle che sono state le domande poste dai ragazzi, che poi ruotavano intorno a quella che voi sentivate il termine Sistina ogni tanto che ritornava, perché così è stata ribattezzata in un certo senso, in maniera scherzosa, questa stanza dell'organizzazione dove lui è stato ricevuto, che è tutta interamente dipinta. Sta eximido di essere un buon samaritano. Nessuno di noi è esento di essere un buon samaritano. Ognuno di noi lo deve essere. Dobbiamo essere un buon samaritano per tutti. Il buon samaritano si trova a questa persona sul pavimento. Ma prima è passato un levita, un sacerdote. Andavano di fretta. E non le hanno dato attenzione. Non potevano toccarlo perché c'era sangue. E secondo la legislazione di quel tempo, chi toccava il sangue rimaneva impuro. Doveva purificarsi. Allora questo impediva alle persone a toccare una persona ferita. Morite, però sono impuro, non mi chiedo. Non so via adesso. Francesco sta descrivendo il quadro che lascia in dono a Scolas Occurrentes, che è un quadro appunto che raffigura il buon samaritano. Quante volte si preferisce la purezza rituale alla vicinanza umana? Viene un samaritano, nella mentalità di quell'epoca era un po' spavaldo. No eran puros. Erano negozianti, non erano puri, erano un po' marginati. E questo si ferma e lo vede e dice che ha sentito la compassione. Morite, supo di impureza, sintió compasión. Le dejo la pregunta. Vi lascio la domanda. Cosas a mí me hacen sentir che cosa ci fanno sentire compassione? O tu hai un corazone così asciutto che non puoi sentire compassione? E allora, che succede? Lo porta a una posada, a un luogo? Le consigue e lì li trova del pueblo ese, le consigue una pieza. Nell'albergo e le trova una stanza e le dice, mira, yo voy a pasar e le dice guarda, passerò in questi tre giorni. E dice all'hotelero, toma, te pago esto, y si hace falta más la vuelta te lo pago. Este atorrante era un buen pagador. Questo era uno che pagava bene. Il buon samaritano che lo cuida. Il buon samaritano che si prende cura e il sacerdote che se va, il sacerdote se ne va per non rimanere impuro. E Gesù dice nel regno dei cieli, perché si muove a compassione. Questo perché questo ha avuto compassione. Dove sono io? Qui aiutando le persone o me ensucio las manos. Mi sporco le mani. A veces en la vida, a volte nella vita las manos, bisogna sporcarsi le mani per non sporcarci il cuore. E questo è l'insegnamento di Papa Francesco, lascia ragazzi. Pero ustedes me prometen
Desearme bendición a mí después. Io vi darò la benedizione, voi mi promettete che mi farete la benedizione a me e pregare perché il Signore mi benedica. Bendito sia il nome del Signore. Abençoe vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Recen por mí. Y el que de ustedes no reza, pregate per porque me. No puede, o e chi non reza, siente, perché non può o non se la sente, mandatevi onde positivi, pensieri positivi. E insomma, termina in questo modo questo incontro assolutamente informale fuori al Santo Padre, come no anno 2000, nella Piazza de Mayo de Buenos Aires, a nos acompanhar para a bendição da Ribeira, ritual de escola e símbolo do encontro entre mundos diferentes. Più o meno questo saluto sì, dice che adesso salutiamo il Papa, insomma, come abbiamo fatto in altri modi, lì fuori. Ah, ecco, quindi escono fuori nel cortile davanti alla, per salutarlo con i simboli universali, insomma, lì fuori. Avete sentito Papa Francesco che nella sua consueto modo di salutare i suoi ospiti e chiedere preghiere per se stesso, questa volta ha ampliato, diciamo, le possibilità di benevolenza nei suoi confronti, oltre alla preghiera e alle benedizioni per chi fosse impossibilitato, no? Da motivi anche di credo religioso, quantomeno di mandargli delle onde, degli impulsi positivi, insomma, quindi di pensare positivamente a Papa Francesco, e a salutare il Papa e a segnare l'uscita e la fine di questo incontro un canto che adesso sentiamo insieme. Che oggi dai su al figlio teu, Signora, leva tudo que é meu, Senhora, leva tudo o que é meu. São alegrias e são tristezas, são os meus dias, toda a beleza que sempre encontro em meu viver. Senhora, venho agradecer. Senhora, venho agradecer o amor que sinto em seu olhar, calma que encontro em seu escutar. Senhor, aceita che finisce al ritmo del fado portoghese con questa canzone, come lei aveva detto prima, insomma, la gioventù vuole così salutare, dare un abbraccio con questa canzone al Papa, un abbraccio di tutto il mondo, che in cui, insomma, evoca che calma che incontrano se voglia, ringrazia per questa calma
che loro vedono nello sguardo del Papa, no? Che serve come anche un accenno a Nostra Signora, quindi il titolo della GMG, no? La Madonna che si alza e va in fretta, no? Esattamente. E tra l'altro sta accompagnando la benedizione, sì, di questo ulivo, sì, della pace, ulivo che è stato pace, piantumato, sì, dai ragazzi proprio nel cortile di Scolas Occurrentes. Sì. E lei continua a cantare, sì, questa splendida voce. Una voce bellissima. Sì, 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 insomma, il fado credo che sia la cosa più caratteristica della cultura lusitana, no? Insomma, sì. Ecco, lui sta già dando un po' le istruzioni a come muoversi per gli altri, cosa fare seguito. Ah, vedi anche da sotto, anche dalle finestre, ci sono persone affacciate, anche perché questa sede di Scuola Soccorrente si trova veramente in un quartiere circondato dalle case. Adesso si avvicinano, i ragazzi hanno la possibilità di avvicinarsi e di salutare il Papa. Lo vediamo in questo momento autografare un pallone da pallamano, perché a poco tempo fa anche c'è stato il campionato mondiale di Under 18 in Portogallo, di pallamano, quindi insomma è uno sport molto che va molto in Portogallo, e quello che sentiamo in sottofondo ovviamente sono anche le istruzioni un po' per il deflusso, la cerimonia, sono gli avvisi che si stanno dando già, come uscire, dove andare. Tra l'altro vi ricordiamo che i giovani che erano presenti, ancora il Papa, sentiamo. Lo bendiga nel nome del Padre e del Hijo e dello Spirito Santo. Ecco nuovamente la benedizione al vivo, questa volta con il microfono perché tutti potessero sentirlo. E dà l'acqua alla pianta appena trapiantata, le piantine di ulivo. Che ci sono diverse piante di diverse dimensioni che sono state poste in questo contesto, poi probabilmente raggiungeranno altre sedi. Noi intanto ci fermiamo, sentite i suoni d'ambiente, perché cerchiamo di catturare anche quelle che sono un po' le voci che arrivano, con l'aiuto di Filomeno Lopez, di Cecilia Mutual, di riportarvi in italiano il senso di quello che si riesce a sentire. Ecco che continua sempre. Ave Maria, scena di grazia, questo sta là, che è incantato con quella voce, sempre un po' del ritmo fan. Splendida voce. Decisamente. Che canta la... Vale la pena sentire questo sottofondo, si sente quasi un imbarazzo a interrompere. Siamo sì, al momento veramente degli ultimi saluti. Mentre si canta l'Ave Maria. Ma tra l'altro in un'atmosfera che non sembra neanche quella di un viaggio papale, sì, no? Sì, è veramente un momento di estrema familiarità anche con il quartiere, fondamentalmente, in cui si trova a scuola. Sì, questa scuola. Perché... voi dovete, chi non può vedere le immagini, deve immaginare un contesto di un quartiere, di una cittadina con questa struttura che è veramente la struttura di una piccola scuola di quartiere, che è stata poi trasformata in sede di Scolas, ma che era una vera e propria
un vero e proprio edificio scolastico, un piccolo edificio scolastico, di fronte a, circondato da palazzi con delle stradine e un clima, questo che si vede, assolutamente familiare e informale, molto, un incontro molto bello, molto, sì, molto toccante, sì, proprio sì. Il Papa si è sentito a casa, direi. E tutti si sono sentiti molto a loro agio, si sono mossi molto liberamente, non abbiamo insomma, sistemi di sicurezza particolarmente evidenti, no? Le persone lo salutano dalle finestre della casa. Oh, ma è vero, ed è particolare anche il modo come l'hanno finito, no? Con l'albero che richiama le radici di cui il Papa parla sempre. Il fatto stesso che si sia dato questa cosa di dialoghi intergenerazionali, no? E credo che, e dall'altra parte anche la stessa musica di Fado, che è un po' qualcosa di che i giovani non cantano molto oggi. E che però viene dal passato, è ecco. Stata riattualizzata. Io devo ringraziare Filomeno Lopez, Cecilia Mutual, ringrazio anche per l'assistenza tecnica Giuseppe Moriello e Silvia Giovarrosa per l'assistenza di regia. Siamo arrivati al termine anche della radiocronica di questo evento. Devo restituire la linea allo studio. Dunque vi ricordo 42esimo viaggio apostolico di Papa Francesco, giornata mondiale della gioventù. Abbiamo assistito all'incontro con i giovani di Scholas Occurrentes. Da Stefano Leszczynski è veramente tutto. Laudetur Jesus Christus. Grazie.